Con la rassegna cinematografica che entra nella sua giornata conclusiva, non mancano le sorprese a Cannes, come la presenza dell'uomo più alto del mondo, che non è sfuggita all'inviato di Euronews, Wolfgang Spindler. A Cannes ci sono molte grandi stelle, ma nessuno è più grande di lui, Sultan Kosen, secondo il Guinness dei primati, l'uomo più alto della Terra. Jean-Pierre? Ma al festival ieri è stata anche la giornata del film del regista franco-rumeno Radu Mihaileanu. La Source des Femmes è una storia di donne del Maghreb accolta da una critica divisa nel giudizio. In corsa per la Palma d'Oro anche C'era una volta in Anatolia del turco Nuri Bilge Ceylan. 2 ore e 37 minuti sulla debolezza degli uomini, il silenzio e la lentezza del tempo.